E rieccoci qua ragazzi, in un altro episodio su Dark Souls. E prima di tutto, torniamo umani. Perché qua c'è scritto prova umanità. E come abbiamo detto l'ultima volta, sì, probabilmente era solo l'invasione. Però non si sa mai, torniamo umani. E ora andiamo a fare il culo al mondo. Più o meno al mondo. E giusto per sicurezza, in caso di invasioni, ci serviva una tempesta di fuoco. Madonna, quanto mi piace questo attacco. Cioè, l'utilità non è enorme, però è fighissimo. E ora con l'arma più 15 li one-shottiamo pure con l'attacco leggero a una mano. Ed è una cosa da non sottovalutare questa, essere onesti. L'attacco in corsa è bellissimo, raga. Troppo bello. Tutto secondo i piani per ora. Questo se la ride. E fa bene, perché sono pirla. Ok, però ragazzi niente di nuovo. Ma che caduta brutta! Sapete che faccio, raga? Qua ci perdiamo tanto, troppo tempo. Meglio se taglio finché non arrivo alla fine, va? Che se no qua... Ah, voi aspettate. Ah, tra poco. Ok, fin qua ragazzi abbiamo visto tutto quanto, anche più volte purtroppo, e non c'è niente di nuovo. La Madonna. Bello sto attacco. Muori! Perfetto. Altri drop, sempre l'elmo di maglia. Quindi possiamo proseguire la nostra esplorazione in maniera molto più serena. E prima di tutto però, ravviviamo la fiamma perché 5 fiaschette non sono veramente tante. 10 sono meglio, 15 non sono affatto male, ovvio. Ma 20 sono fantastiche, raga. Ora ripariamo il nostro equipaggiamento e facciamo anche un'altra cosa. La Murakumo sarà anche l'arma con più danno che abbiamo. Però contro questi nemici normali è meglio l'alabarda, quindi potenziamo anche lei più 15. Tanto le lastre le possiamo farmare, no? Dobbiamo potenziarle queste armi. Ora siamo umani, quindi possiamo andare avanti. E se non sbaglio, questa è l'area con le umanità. Che mi ricordavo che ci fosse un'area piena di umanità. Vabbè. No, Lucertola, muori! Buono, buono. E comunque le scintillanti non ci servono a niente, però. Oh, schifo non fanno. No, voi siete fuori, voi siete fuori. Non potete mettermi sti cosi qua. No, non potete farlo. È illegale. No, c'ho i brividi. Vado via, vado via. Cazzo. Aia. Ma che cazzo di bestia? 2-2. Ma io mo ti killo tantissimo, ma muori. E anche te. Oh, madonna, quanta fatica. Perla oscura. Che sebbene invece quella raffica di attacchi, credo. Quella piccola mitragliatrice. Di palle brutte scure. Quindi da qua siamo arrivati. Là non puoi andare, quindi bisogna per forza scendere. Ok. Chissà com'è senza quest'elmo. Ok, niente di che. Cioè si può andare pure senza. Non è quella zona brutta della tomba dei giganti. Però comunque un po' di luce in più male non fa. Soprattutto se anche qua magari per sbaglio troviamo una porta nascosta. Anche se ne dubito. Per qua. Raga, avevo ragione. Ecco dov'era. Io ero convinto che fosse una tomba dei giganti, ma mi sbagliavo di grosso. Figo. E questi qua in teoria si possono killare per farmare umanità, se non sbaglio. Nel dubbio possiamo provare a farmarne qualcuna. Anche se non è una mossa saggia andare col midroll. Madonna. E soprattutto non è una mossa saggia provare il midroll qui. Sono tutti nemici questi, tra l'altro. Qui. Aia! Ma fate paura, ragazzi.
Ah, ma mi one shot? Mi fanno danno quando ci passo attraverso pure. Ah no, quelli grandi non li one shot. Via qua, via qua. Ti uccido male. Questi qua fanno solo danno da contatto in teoria. Quindi sono farmabili proprio easy. Però guardate il danno da contatto che è potente in teoria. Cioè certo, non one shot, fa meno danno del magma. Però sono pericolosi. Però ti fanno fare belle manita, guardate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, perché è doppie. Sono farmabili. Alleluia, ma quanta fatica per ammazzarli tutti. Comunque, sì, si può fare, ma io preferisco il fast, quindi torniamo con l'anello figo. Quello di Havel. Ah, ma abbiamo... Ah, possiamo cambiare di nuovo oggetti, raga. Vero, perché abbiamo tolto l'arma pesante. Non c'è qualcos'altro? Tipo da cavaliere. Sì, da cavaliere posso metterli. Ok, questo è un set perfetto in teoria, cioè, raga. Meglio di così. Continuiamo ora, però da come ci si arriva? Facendo un giretto, credo. Però prima quando l'ho detto che non si sa mai... Che qualcosa magari c'è... Ma che cazzo? No... Porca... Alvina? Il gatto! Cosa cazzo sta succedendo? Forse la devo seguire. Qua potrei buttarmi. Ah, ok. Quindi siamo... caduti di qua, in teoria. Là c'è di nuovo Alvina. No, non ti avvicinare troppo, che devi crepare, però a debita distanza devi morire. Ciao Alvina, miagola per noi. No, questi non sono grandi, sono giganti. La Madonna delle bestie. Ok. Quindi potremmo andare avanti, andare indietro e poi andare ancora più indietro. Interessante. Di qua si può risalire? Sì, si può. Beh, l'umanità qua non è proprio l'oggetto più utile che io potessi ottenere, però. Proviamo a scendere ancora di più. Madonna, questi giganteschi mi fanno veramente terrore. Perché guardateli. E fanno anche tanto danno. Vabbè, se non altro posso farmi un bel po' di umanità qua. Perché anche senza l'anello questi droppano. Madonna, uno di quelli grassi e grossi. Muori, ti prego. Sta zona fa paura. Fiamma nera. Ok, sembra che di qua non ci sia nessun'altra strada. Cioè, sì, potrei anche sbagliarmi, però... Di là siamo arrivati, in teoria, e di qua si risale su un'altra strada. No? No, è di qua che siamo arrivati. Quindi di qua si persegue e si scende ancora di più. No, 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 non si scende proprio. Ok, torniamo indietro. Fortuna che era un vicolo cieco. Una strada in meno da ricordare. Ora vediamo cosa mi sono lasciato alle spalle dietro. Che io potevo andare o qua sopra e cadere. Qui. Ah, potevo salire ancora più su. Ah, ok, era questa strada. Di qua si può cadere, anche se in maniera inutile, perché in teoria ci si arriva pure. Ok, un pochettino sto ricordando. Di là si cade e di qua invece si scende proprio. Quindi là in fondo abbiamo visto ma non c'era niente. Qua in teoria si cade per forza? Non ne so sicuro, però credo di sì. Perché ci sta giusto una piccola umanità e un oggettuccio. Ora mi devo buttare ancora più giù. Sì, di qua.
sperando sempre di non morire male. Ok, qua ci siamo già passati, che c'è un drop. Madonna, in questa zona perdersi è la cosa più facile del mondo. Ricapitolando, manca questa zona e poi la zona più avanti. Vediamo un po' se c'è qualcosa qua sotto di interessante. Oggetto! È quello che va da sopra, credo. Altre umanità gemelle. Beh, potrebbe andare peggio. Nebbia. Sarà Manus o Manos o come cazzo si chiamos? No, 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 lasciami in pace! Tu, bestia di Satana, muori male! Madonna. La strada di Titanite bianca. Cazzarola. Facciamo anche l'altra strada che non si sa mai. Ok, abbiamo subito molti danni a caso. Però comunque potremmo usare le stesse umanità che questi droppano per curarci. Però non lo faccio perché non c'ho voglia. In teoria questa è la boss fight, sbaglio? Buona fortuna. Però penso di essermi perso qualcosa, raga. Quindi continuo ad esplorare per ora. Perché ci sta anche quella strada di prima, raga. Ricordate, no? Che a parte ci sta questa qua che abbiamo controllato, sì, ma in maniera abbastanza superficiale. Quindi torno un attimo, che non si sa mai. Ok, non ci siamo persi niente di qua. Possiamo tornare indietro? E risaliamo da qua. Qua sotto ci sta qualcosa da vedere, magari? Penso di no. Ok, risaliamo, risaliamo, raga. Qua abbiamo visto tutto. Credo. Cadendo di qua potremmo ricominciare a proseguire come abbiamo fatto 2 secondi fa. E questa in teoria è tutta quanta una zona extra, a quanto pare. Perché puoi benissimo andare direttamente a destra e poi beccarti subito Manos. Cioè, io credo che quello sia Manos. Non penso ci siano altri boss qua. Soprattutto non in questo tipo di area qua. Qua i lati sembrano essere gentili. Ok, possiamo entrare qua dentro. Ah, ma è uno shortcut, niente di che. La madonna che ascensore. Scusi, ma dove ci ha portato? Dove siamo finiti? Bosco reale. Ah, capisco. Madonna, io adoro questi ascensori, questi shortcut, tutti questi passaggi segreti. Sono meravigliosi. Però comunque ci siamo persi qualcosa in quest'area, raga. Dove cavolo è? Beh, raga, quello che io stavo cercando, alla fine, non sto riuscendo a trovarlo. E la boss fight, meglio se la faccio la prossima volta, che dite? Sì, penso di sì. Però comunque non ho la certezza che quello sia un boss. Quindi preparo l'osso del ritorno. Entro e vedo. Se è il boss usiamo subito l'osso e scappiamo via. Come si usa? Ok, perfetto. Andiamo un po'. Oh no. È lui, raga, è lui. O forse no? Cioè, so che è lui, ma forse non è che ci attacca, ma ci ha solo portato in un'altra area. No, col cazzo, ma ci attacca e come? Ci attacca e come? Vorrei provare a farti, Manus. Però non posso farti ora. Devo per forza aspettare. No, 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 no. Mi vuoi far andare via? Grazie. L'episodio di oggi lo chiudiamo qua, ragazzi. Riprendiamo il tutto la prossima volta. Mentre io off screen cercherò di capire dove si trova quell'ultimo segreto. Quello bello.
Quindi se il video di oggi vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. E ricordatevi di iscrivervi. E noi nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao!